sono fermamente convinto che è un azzardo ed è stata una forzatura totale questo decreto legge che prevede l'istituzione di un vero e proprio passaporto per poter accedere alla vita sociale, dicasi Green Pass. Io non sono un Novax, io rispetto le idee di tutti, penso che la campagna vaccinale debba proseguire, ma che si debba eventualmente convincere chi non vuole aderire a questa campagna con dei metodi che siano di spiegazione, che siano convincenti, che siano garantisti, anche perché ricordo che quando uno va a farsi il vaccino poi firma di fatto un documento in cui si assume tutta la responsabilità di quello che può succedere. Ecco, penso che sia stato un brutto momento per la democrazia italiana questo Green Pass e spero che il governo faccia marcia indietro, torni sulle sue decisioni, lo usi magari per i viaggi all'estero ma non certo per le sciocchezze della vita sociale, pensiamo al fatto che uno non possa più andare in un ristorante, non possa andare in un teatro, mi sembra che siamo veramente al delirio totale. E poi giustificano il fatto dicendo che in questo modo non chiuderanno le attività. Allora, se i dati sono quelli che ci vengono diffusi a livello nazionale, in questo momento meno del 50% degli italiani ha avuto la seconda dose. E allora è evidente che la matematica non è un'opinione e quindi già di fatto noi in qualche modo chiudiamo alla possibilità del 50% della popolazione, per esempio, di andare a cena fuori, e quindi i ristoratori non subiranno un danno ma andranno proprio in fallimento a questo punto.